La legge delega sulla disabilità è un momento importante, diciamo, che cambia la prospettiva sulla disabilità in Italia e quindi viene attuata con 5 decreti, anzi 4 perché i 2 più importanti verranno unificati e riguardano la modifica proprio del percorso di valutazione dell'invalidità civile e anche l'introduzione del progetto di vita. Soprattutto con la valutazione dell'invalidità civile, uno degli aspetti più innovativi che si introducono è quello dell'ICF, quindi delle valutazioni funzionali sulla persona, ma quello che io ho chiesto in particolare è di iniziare a sburocratizzare e a semplificare i percorsi per le persone con disabilità e le loro famiglie, cioè basta le visite ripetute dopo 1 anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni, quando la malattia o il tipo di disabilità è già stato certificato. Invece con l'introduzione del progetto di vita è importante, diciamo, un percorso di formazione e informazione a cascata su tutto il territorio, perché vogliamo passare dalla estrema frammentazione delle prestazioni e dei servizi invece a una presa in carico globale della persona dal punto di vista sanitario, sociosanitario e sociale, e cioè evitare che sia la persona a doversi muovere tra tutti gli uffici, gli sportelli, le richieste da fare, ma fare in modo che ci sia una sorta di conferenza dei servizi, quindi una valutazione multidimensionale dove insieme alla persona con disabilità e in condivisione con la sua famiglia si possa capire quali sono i bisogni e le risposte da dare. Amazon è fortemente impegnata a favorire l'inclusione di persone con disabilità nelle nostre attività e in particolare il progetto di inserimento di persone sorde ci ha reso particolarmente orgogliose. Oggi abbiamo 120 colleghi sordi che lavorano nei nostri centri di smistamento e di distribuzione in tutta Italia. Abbiamo realizzato questo progetto in collaborazione con l'ENS, l'Ente Nazionale per l'Assistenza e la Protezione delle Persone Sorde, e siamo fortemente impegnati a proseguire in questa attività e portare questa esperienza positiva anche nei nostri centri operativi al di fuori dell'Italia. Abbiamo proprio per rafforzare la collaborazione con l'ENS anche promosso una donazione a loro favore nelle 4 sezioni regionali, proprio per rafforzare il loro impegno e il loro lavoro nella costruzione di percorsi che possano favorire l'inclusione di persone sorde. Tanto bisogna dire che io penso che lavorare insieme istituzioni, enti del terzo settore e mondo privato sia fondamentale da qui e per il futuro per raggiungere prima e meglio gli obiettivi che ci prefiggiamo anche nell'inserimento lavorativo e quindi cercando quelli che sono i percorsi da poter condividere e anche chiedendo agli enti del terzo settore di fare da tramite, da mediatore anche in alcuni percorsi che vengono scelti soprattutto dalle aziende e dalle aziende private per il reclutamento, diciamo, del personale. Io credo che ogni persona abbia un talento, una competenza sulle quali investire e quindi le aziende che decidono di scegliere, diciamo, questo modo di vedere le cose, oltre che legittimato anche dalla nostra legge, la legge 68 del 99, che sicuramente va un po' rivista, un po' migliorata, ma possono anche avvalersi della collaborazione del mondo dell'associazionismo e del terzo settore per diciamo, sostenere meglio, ancora meglio, alcuni percorsi di scelta per fare quel matching tra il ruolo che la persona deve ricoprire e i bisogni che la persona ha. I buoni risultati raggiunti con il progetto di inserimento delle persone sorde ci ha spinto, ovviamente ci sta spingendo a valutare altre possibilità di inserimento di disabilità diverse. E il progetto che abbiamo condotto appunto sulle persone sorde ci ha dimostrato che dando parità di accesso agli strumenti di lavoro, le persone anche con disabilità possono lavorare come gli altri. E quindi questo richiede ovviamente per l'azienda, per noi, un percorso di analisi dei nostri processi operativi e di adattamento di questi proprio per
per rendere alle persone sorde con disabilità la possibilità di lavorare al pari degli altri. Stiamo ora in questo periodo lavorando con, abbiamo avviato una collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica e vogliamo con loro valutare e analizzare quali sono le possibilità di lavoro per questa particolare patologia che è una tra le più diffuse in Italia.